L'Italia è finita tra i paesi sotto osservazione delle Nazioni Unite per aver violato i diritti umani di migranti, persone di origini africane e Rom. Ma l'azione ONU non si limiterà alla denuncia. Infatti l'ONU ha intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e razzismo, appunto contro migranti, persone di origini africane e Rom. L'invio di osservatori in Italia è stato comunicato oggi a Ginevra da Michelle Bachelet nel suo primo discorso come nuovo alto commissario ONU per i diritti umani. Bachelet, già presidente del Cile, ha ricordato che il governo italiano sta negando l'ingresso di navi di soccorso delle organizzazioni non governative che salvano migranti nel Mediterraneo. Osservatori ONU saranno inviati anche in Austria, ha aggiunto Michelle Bachelet, facendo presente che dare priorità al ritorno dei migranti dall'Europa senza assicurare che gli obblighi internazionali in materia di diritti umani siano assicurati non può essere considerata una risposta di protezione. Non accettiamo lezioni da nessuno, ha reagito Matteo Salvini. Prima di fare verifiche sull'Italia, l'ONU indaghi sui propri stati membri, ha aggiunto il ministro italiano dell'Interno. La Bachelet nel suo discorso ha spaziato sulle realtà che violano i diritti umani. All'Unione Europea ha detto che bisogna garantire l'accesso all'asilo e alla protezione dei diritti umani. Alla coalizione araba che sta bombardando nello Yemen ha chiesto trasparenza e poi ha chiesto la creazione di un organo che indaghi sui crimini contro i Rohingya commessi in Myanmar. La Bachelet ha anche denunciato le violenze in Siria, Venezuela e Nicaragua, la pena di morte in Egitto e le repressioni delle minoranze in Cina ed ha condannato l'innalzamento di muri tra paesi con un implicito riferimento a quello tra Stati Uniti e Messico.